Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey D. Andre e oggi andiamo a continuare la serie di One Piece Pirate Warriors 4. Adesso non so se ho messo un video del DLC prima o dopo questo video, quindi questo qui dovrebbe essere l'episodio 20 della serie principale. Andiamo oggi a continuare il diario narrativo. L'ultimo, l'episodio 19, era stato registrato mesi e mesi fa in estate, infatti se non sbaglio mi lamentavo anche del caldo in quel video. Ma oggi appunto continuiamo il diario narrativo, sempre nell'arco di Verso il Nuovo Mondo, con un italiano che lascia un po' a desiderare. Andiamo a fare il livello. Amore, passione e un mondo di giocattoli. Dressrosa. Ruffy e la sua ciurma uniscono le forze con Law per sconfiggere i quattro imperatori. Si dirigono a Dressrosa per trovare la famigerata fabbrica di Smile. Ok, c'è subito un filmato, va bene. Dopo 2 anni di allenamento e progressi, i pirati Cappello di Paglia sono di nuovo insieme. Partono quindi per il nuovo mondo, passando per l'isola degli uomini pesce. Durante il viaggio, la ciurma riceve una richiesta di soccorso e sbarca sull'isola Punk Hazard dopo averne rintracciato la fonte. Stesso momento, essendo stati trasferiti alla base della Marina del Nuovo Mondo, anche Smoker e Tashidi approdano sull'isola seguendo Ruffy e la sua ciurma in un misterioso laboratorio. A me spiace che abbiano saltato sta parte. Una volta raggiunto il laboratorio, la ciurma incontra un samurai del paese di Wa di nome Kinemon. Grande Kin. Sono giunto su quest'isola in soccorso di mio figlio. Avete visto un bimbo di nome Momonosuke? Ruffy e la ciurma si offrono di aiutare nella ricerca di Momonosuke. Durante la ricerca si trovano di nuovo faccia a faccia con Trafalgar Law, ora membro della flotta dei Sette. Mugiwara yo. Formate un'alleanza con me, ho in mente un piano per eliminare uno dei quattro imperatori. Ruffy accetta la proposta di Law. Law e la ciurma stabiliscono un'alleanza piratesca per sconfiggere i quattro imperatori. Law suggerisce che come prima cosa dovrebbero catturare lo scienziato Caesar Cron che governa Punk Hazard. La squadra riesce nell'obiettivo dopo aver combattuto Smoker e Tashigi. Dopo aver liberato Momonosuke, il figlio di Kinemon, la squadra segue il piano di Law e si dirige verso Dressrosa. Ok, stiamo per iniziare. Immagino. Doflamingo fa squadra con Caesar per creare i frutti del diavolo artificiale chiamati Smile e per venderli a Ka e poi venderli a Kaido, uno dei quattro imperatori. L'obiettivo di Law è interferire con l'accordo tra Doflamingo e Kaido distruggendo l'impianto di creazione degli Smile, la fabbrica. Law voleva scambiare Caesar con il ritiro di Doflamingo della flotta dei Sette. La mattina successiva Doflamingo li contatta e li informa che si è dimesso. Peccato che lui sia un drago celeste. Ho lasciato la flotta dei Sette. Dirigiti alla spiaggia sud-est di Green Beach tra 8 ore. Lascerò Caesar lì. Puoi riprenderlo. La ciurma e Law sbarcano su Dressrosa, ognuno per raggiungere i propri obiettivi, ma si scopre che Doflamingo ha mentito spudoratamente. E arriva anche Fujitora, tra le altre cose. Doflamingo non ha lasciato la flotta dei Sette, dobbiamo andarcene velocemente da quest'isola! Vengono subito circondati da marine chiamati da Doflamingo, nuovo ammiraglio della marina, Fujitora, chiede a Law che rapporti abbia con i pirati di Cappello di Paglia. I pirati di Cappello di Paglia? Se i giornali dicono il vero sulla tua alleanza con loro, allora è un problema, ma se lavorano semplicemente per te in quanto membro della flotta dei Sette, allora va bene. Sì, l'ho letto un po' troppo veloce. Che figo Fujitora. I pirati di Cappello di Paglia non lavorano per me, siamo alleati, proprio come dicono i rapporti. Sentendo questo, Fujitora revoca il posto di Law dalla flotta dei Sette e lancia un attacco. Law riesce in qualche modo a ritirarsi sulla Sunny, ma Doflamingo gli è alle costole. Law dà istruzioni a Sanji e al resto della ciurma di salpare per l'isola di Zou, usando se stesso come esca per distrarre Doflamingo. Riesce a far fuggire la Sanji. Usando se stesso, ok. Belle queste immagini. Nel frattempo, Ruffy e la sua ciurma si infiltrano nella città di Dressrosa per distruggere la fabbrica. Lunghissimo questo inizio, ecco. Allora, Ruffy, Zoro oppure Franky? Allora, diciamo che Ruffy e Zoro li abbiamo sempre usati, quindi usiamo Franky, dai. Anche se non è proprio forte, forte, ma. Che devo fare? Pandaman, trovato. No, questi caricamenti. Ehi, Ruffy, quello. Scusate, eh. Cosa? Calma, Rebecca, non prendere decisioni affrettate. Correrò il rischio e metterò tutto in gioco in questo torneo. Ehi, ciao Rebecca. Non è un torneo che puoi vincere, sei ancora una bambina, stammi a sentire. Perché dovrei? Non sei mio padre, non sei altro che un giocattolo con una gamba sola.
E invece tuo padre. Aspetta, non scaldarti. Scaldarti. Non riesco a parlare. Incredibile! Il giocatore ha parlato! Buona giornata a lei, signore. Prego, mi permetta di portarle il bagaglio. Ma non ne ha bagagli, che porti? Che soldato divertente! Ehi, ehi, divertente, davvero? Ehi, vecchio, che ne pensi di dirci se sai qualcosa della fabbrica? Fabbrica? Non ne ho assolutamente idea. Capisco. Non ci è molto di aiuto, dobbiamo distruggere la fabbrica, il prima possibile. Ehi, ehi, aspetta! Non bisogna parlare di cose così estreme qui. Se Doflamingo ci sentisse. Sì, vabbè, cosa hai detto? Ah, visto, te l'avevo detto! Catturate quei tizi dall'area sospetta. Ma chi sei tu? Personaggi, abbiamo Frankie, Kinemon, Rufy e Zoro. Condizione di vittoria, trova la fabbrica di Smile. Condizione di sconfitta, sconfitta di Rufy. Prima missione, dai una lezione al gruppo pirati di Don Quixote circostante. Andiamo a guardare le mosse speciali. Frankie Nipple Light Special, emette una luce potentissima da entrambi i capezzoli facendo perdere i sensi ai nemici nelle vicinanze. Comanda un robot gigante, attacca i nemici vicini. Generale Frankie! Esplosione alla massima potenza. Potenza, Frankie Strike. Spara un missile dopo una serie di bombardamenti, Frankie Burst. Salpiamo. Dai, dai, dai. Ok, io direi di andare verso sinistra. Allora, Frankie è il personaggio che secondo me, quindi gusto personale, è quello lì che è peggiorato di più graficamente tra i membri della ciurma. Ok, si stanno ritirando. Vabbè, avevo detto che andavo qui. Sono apparsi i rinforzi dei pirati di Don Quixote. Però a me Franky comunque come personaggio piace tantissimo. Tra l'altro, ho fatto un sondaggio per capire se riuscivate a scoprire chi era il personaggio sulla quale ho intenzione di fare le curiosità. E guardate un po', è proprio Franky. Perché ho intenzione, spero vi piaccia come idea, di fare prima i personaggi della ciurma e poi magari dedicarmi ad altri personaggi per quanto riguarda le curiosità. Ah, giusto, ma noi abbiamo le mosse speciali. Abbiamo fatto svenire tutti con i nostri capezzoli. Benissimo. Sì, però non è stata un'ottima idea probabilmente finire di lì. Allora. Aspettate, aspettate, perché voglio andare di qua. Au! Oh! Siamo già 500 nemici sconfitti comunque. Mica male, mica male. Allora, dai una lezione al comandante e compagnia che stanno chiamando rinforzi. Ok, no, è di qua, è di qua. Dove cavolo andiamo? Dai! Ok, è qua sopra. Allora, utilizziamo l'esplosione alla massima potenza. Ok, allora volevo usare il generale Franky. No! E col triangolo? Sì. Boom! Ok. Però io mi ricordo di averlo già usato, Franky. Boh, vabbè, ho questo ricordo, perché mi ricordavo di questo attacco. Che cavolo.
Vediamo cerchio, c'è quadrato, triangolo. Ok, quanti siete? Vai, usiamo R1X. Bellino, bellino. Oh, no, no, siete troppi. Non starò a guardare più di tanto il voto che andrò a prendere, perché tanto, avendolo di livello basso, sicuramente non finirò la missione in poco tempo. Quindi una S sulla missione difficilmente riuscirò a prenderla. Boom! Radical Beam, bellino! Allora il capo, va bene. Bello, 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 mi piace. Siamo a 945 nemici sconfitti. Abbiamo preso questa parte della città. Dove vado? Credo che la soluzione. Eh sì. Allora, andiamo di qua. Ah, ok. Dai una lezione al comandante pirata e compagnia. Trova informazioni sulla fabbrica Smile. Siamo a 1000 kO già con Franky. E abbiamo iniziato da poco. Da 4 minuti e 43. Sì. C'è una missione cioè speciale, forse là in alto a sinistra con il punto esclamativo. Però, mi voglio divertire ancora un po' a spaccare sta gente con Franky. Mado. Allora, ammazziamo il comandante pirata che Kinemon da solo non ce la fa. E i nostri alleati sono veramente scarsi. O comunque hanno. Si danno poco da fare, ecco, diciamo così. Andiamo nel punto esclamativo. Che sta scappando. Ah, vedete? Ah, l'ha raggiunta la zona del bersaglio. Forse i messaggeri sono questi qui in realtà. No, neanche. Dai. Ah, di sto gioco è bello perché comunque ognuno ha le sue mosse personalizzate. Non che siano difficili da usare, ma sono fighe comunque. Sono apparsi i rinforzi nemici. Ah, ecco il messaggero. Esplosione alla massima potenza. Si è messo gli occhiali. Aspettate, c'era un modo per far sì che Franky si cambiasse il taglio di capelli. So che non mi ricordo assolutamente quale fosse. Allora, vediamo. No. Non mi ricordo. Ma qui faccio in fretta a fare 2000 nemici sconfitti. Vabbè. Cioè, Franky ha impiantati i lag. Ce la posso fare? Ha impiantati i laser dei PX. Quindi, che sono i laser di Kizaru. Quindi pensate quanto cavolo è forte sto personaggio. No, ma c'è Rufy qui vicino. Allora, andiamo di qua. Esplosione alla massima potenza e utilizziamo il generale Franky, che adesso fa a fette tutti. Oh! Che cavolo è successo?
diciamo che se trovassi un barile, prendiamoci questa poca vita. Ho raccolto informazioni sulla fabbrica di Smile. Ah sì? Shogun, finalmente un'informazione, ragazzi, dirigiamoci verso il passaggio. Arriviamo, 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 non ti preoccupare. Vado, tanto sicuramente non ci saranno altri scontri, quindi. Non dirmi che devo aspettare che arrivino tutti, perché sennò. Fiuto in giro in cerca di indizi. Quali farabutti? Non perdonerò chi cerca di vendicarsi di Doffy. Oh, boss della famiglia Don Quixote, Pica. Ehi, togliti di mezzo, non cercare di fermarci. Sei grosso, eh? Io ti attacco subito con il generale Frankie. Ok, sì, lui è il boss finale di questo livello. Vai, Frankie. Ok, danni gliene facciamo un po', eh. Vai che l'abbiamo stunnato. Ma se ti allucio con i capezzoli. Non vi montate la testa, non mi farò mai battere. Eh sì. Stavo pensando che parli davvero forte. Ok. Frankie, sei un figo. Nonostante tutto. No, dai, comunque è bello. Anche con queste spallone che non mi fanno impazzire, ma comunque è un figo, Frankie. Ora possiamo andare alla fabbrica. Sì, ma prima mangiamo. Pensavo di sì. Lo voglio, il frutto fuoco fuoco. Non accetto che qualcun altro abbia i poteri di Ace. E questo che significa per te? Un ricordo? Scusate, non ce la faccio a doppiarli tutti. Non farti scappare questa occasione, altrimenti te ne pentiresti di certo. Super, lascia fare a noi, adesso vai. D'accordo. È il Colosseo delle Corride. Faremo entrare allo stadio meno plebei. Oh, eccoci qui. Sto per fare il mio debutto. Aspetta, pensi di andare con quell'aspetto? Lì con quell'aspetto? La tua faccia era su tutti i giornali questa mattina. Almeno cambiati. Giusto, hai ragione. Diventa il maestro Muten, praticamente. E per i registri, come ti chiami? Luci. Bellissimo. Ok, nemici sconfitti. C addirittura. A tempo rimanente. Vabbè, abbiamo preso una B. Pazienza, pazienza, pazienza. Va bene. Cioè, no, non va bene perché abbiamo fatto un po' cacare. Però va bene. Allora, puoi selezionare il costume di dress rosa per Rufy. Carino, molto carino, molto carino. Andiamo a finire questo video. Ok, il prossimo livello si chiama Mulinelli Frenetici, il Colosseo delle Corride. Vabbè, la descrizione me la vado a leggere poi con il prossimo video. Io spero che questo video con il nostro amatissimo Frankie vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un grande like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno. Fatemi sapere se siete contenti del ritorno di questa serie che mi avete chiesto in più persone. E niente, ringrazio come al solito coloro che sono arrivati fino alla fine del video per ascoltare queste mie parole noiose. Vi ringrazio quindi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!